alla casa del pescatore a Torre del Greco. Venerdì sera la riapertura della struttura dopo il restyling dei locali ad opera dell'Arcipesca Fisa e del Centro Subacqueo Torrese. L'Arcipesca e il Centro Subacqueo ridanno questa sera nuova vita alla Casa del Pescatore. Siamo tutti quanti contentissimi di questa cosa, è un esperimento sociale veramente, veramente importante per noi. Stasera è un esempio importantissimo di come un bene pubblico nelle mani giuste possa essere rivalorizzato e diventare un fiore all'occhiello sia per l'intera comunità che per la città. Che tipo di attività si faranno qui? Abbiamo intenzione di creare un'aula multimediale su al primo piano a disposizione di tutte le scolaresche di Torre del Greco che abbiano come tematica sempre il mare e, insomma, la tutela dell'ambiente. Quindi ci sarà anche un'integrazione con il territorio? Sicuramente, è il nostro obiettivo primario questo. Noi abbiamo fatto una ristrutturazione, siamo andati in soccorso ai pescatori che non avevano i fondi, ci siamo impegnati con tutti i soci, con una colletta sociale e abbiamo ristrutturato questo immobile. Poi per una ragione di vita sociale, perché noi siamo per l'ambiente, per la tutela delle coste, della nostra marina, abbiamo voluto con noi il Centro Subacqueo del Greco, anche per proporre nuove idee ambientaliste, per stimolare gli enti preposti, le amministrazioni a fare di più. Io vorrei fare che questa casa diventi un punto d'incontro per tutti quelli che hanno idee per l'ambiente, idee per il mare, qualunque prospettiva. Noi porteremo avanti i discorsi con l'amministrazione e con gli enti preposti. Quindi parliamo di operatori portuali ma anche di associazioni. Sì, io vorrei che quasi convogliassero tutte le idee del porto di Torre del Greco. Interventi che hanno permesso di restituire alla città e soprattutto agli operatori portuali un pezzo di storia, un luogo simbolo da cui ripartire all'insegna della salvaguardia dell'ambiente e della risorsa mare. All'inaugurazione della Casa del Pescatore a Torre del Greco anche rappresentanti della cooperativa Maria Immacolata. Io sono il dottore Ambrosio dell'Associazione Generale delle Cooperative della Pesca, a mio fianco c'è il signor Versante Vincenzo, legale rappresentante della cooperativa. Questa struttura nasce nel 1953 e dal 1955, quando abbiamo costituito la cooperativa Maria Immacolata, è tuttora concessionaria della struttura. Torre del Greco ha una vocazione di coltivazione di molluschi, di cozze, e nel momento in cui l'acqua si presenta non idonea per la salute pubblica è un danno enorme da un punto di vista produttivo. Nello stesso momento noi cerchiamo di ridurre lo sforzo di pesca, cioè far sì che il pescatore vada in mare e peschi di meno, però per garantire allo stesso pescatore un reddito stiamo pensando con questa nuova struttura come centro di accoglienza, dove in effetti Torre del Greco ha avuto uno sviluppo enorme anche dal punto di vista turistico, con la crescita di alberghi, con zone importanti dal punto di vista culturale, fare l'attività di pescaturismo. Quindi c'è ancora tanto da fare. Abbiamo lo strumento per iniziare questo percorso, bisogna confrontarci con i pescatori, con le autorità marittime e sanitarie per fare questo percorso, sia nel rispetto dell'ambiente e sia nel rispetto della risorsa del mare. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti l'assessore con delega alle politiche del mare Salvatore Piro e il sindaco Luigi Mennella. Quali sono in questo momento le maggiori criticità che vive il comparto? Le criticità del comparto marittimo di Torre del Greco sono enormi, dalle problematiche relative alle concessioni, a quelle dei cantieri, a quelle dei marittimi che ho accompagnato nei giorni scorsi a Roma per sostenere le loro ragioni su questa draconiana riduzione dell'indennità di malattia. Oggi siamo però qui per un momento allegro, conviviale, riprende vita un angolo, un pezzo di storia di Torre del Greco. Il mare resta la prima frontiera di Torre del Greco. Merito a chi ha saputo lavorare, l'amministrazione è stata al loro fianco e lo sarà ancora.